parla di Counselor insieme a Sara Angelucci. Ciao Sara. Ciao. Allora Sara, qua leggo che tu sei laureata in sociologia ma sei anche un counselor, quindi come è iniziato il tutto? Come è iniziato il tutto? È iniziato in un momento un po' difficile della mia esperienza e ho incontrato delle persone che in maniera molto informale presentavano il counseling e sono entrata a far parte di questa scuola di formazione in counseling che è l'ASPIC, lo dico perché è una scuola, è stata la prima scuola a portare il counseling in Italia ed è un grande patrimonio e quindi ho iniziato anche a collaborare con loro proprio perché avevo una laurea che mi permetteva comunque di essere inserita come tutor all'interno della loro struttura. Mi sono appassionata, io comunque avevo una mia professione e vedevo quanto gli studi che avevo fatto in sociologia, mi sono laureata comunque nell'ambito della comunicazione e delle relazioni interpersonali, quindi sì. Capire come le persone dialogano o non dialogano in maniera efficace tra loro, il counseling con questo percorso di formazione mi offriva la possibilità di avere degli strumenti pratici, quindi insieme alla teoria che avevo preso dall'università, la pratica, e mi sono talmente appassionata che sono rimasta in un percorso anche di collaborazione con ASPIC Latina, faccio docenza con loro, mi sono occupata di gestione del tempo e studiando, facendo ricerca su come ottimizzare le nostre agende, mi sono sempre mi sono resa conto di come poi le persone, anche con un'agenda efficace, anche mettendo tempo libero, tempo lavorativo, famiglia, tempo per sé, alla fine comunque molte volte hanno sempre un velo di malinconia, un velo di insoddisfazione. Questa cosa è accaduta anche a me e quindi proprio perché dalle esperienze negative riesco a abbassare la testa e poi rialzarla, ho avuto la possibilità di seguire dei seminari di mindfulness e iniziare a studiare anche meglio quella che è la relazione appunto del nostro vivere il tempo rispetto anche allo stress che questo determina. E quindi da lì è nata ancora ricerca, un master con l'Università di Roma La Sapienza e il diploma in il diploma per diventare istruttore mindfulness, che non è altro la possibilità di spiegare alle persone come poter gestire i momenti di stress con delle pratiche di meditazione. Ecco, perché infatti ti stavo per chiedere, di dirci, per chi non lo sapesse, in cosa consiste il counselor, cioè il lavoro del counselor e l'attività del counseling, in cosa consiste, per chi non lo sapesse? Assolutamente, diciamo, possiamo sintetizzarlo, proviamo a sintetizzarlo in una frase che è aiutiamo le persone ad aiutarsi. Ok. Utilizziamo fondamentalmente il dialogo, delle tecniche di comunicazione efficace, che aiutano la persona a essere, divenire consapevole delle proprie risorse. Ognuno di noi ha delle risorse che in maniera abitudinaria o per esperienze che facciamo nella vita lasciamo cadere un po' sullo sfondo, lasciamo cadere un po' in cantina. E, parlando con una persona che ovviamente in questo è un po' preparata e può agevolarci a vedere un po' come dicevano i nonni, il bicchiere mezzo vuoto mezzo pieno, sicuramente riusciamo a riprendere quelle forze, quelle energie che ci aiutano poi a venire fuori da quelle situazioni che sembrano anche senza soluzione. Quindi è come se fosse un momento di ricarica per tutta quell'energia che si è scaricata e non si riesce a ritrovare l'accensione per farla ripartire. Assolutamente. Posso leggerti una frase? Prego, di uno certo. dei nostri padri. Certo. Carl Rogers scrive: è sbalorditivo come le cose che sembrano insolubili diventano solubili quando qualcuno ci ascolta. In primis, se noi abbiamo una situazione che in qualche modo ci crea un disagio, un problema e parliamo con un amico, sicuramente ci sentiamo alleggeriti. Perché abbiamo diviso il peso. Nella dinamica e nella relazione con l'amico ci sono alcune cose che comunque avvengono che appunto magari l'amico non riesce proprio a utilizzare, insomma, no? E quindi a volte c'è un discorso di simpatia ad un amico, a volte alcune cose non siamo capaci di dirlo.
E quindi lì il rapporto finisce per essere un po' meno efficace. Ok. Bene, mi interessano a me queste cose, lo vede, no? Che io sono presa mentre parla. Però io leggo anche strutture di mindfulness, e lo stava dicendo prima, e quindi adesso ci spieghi anche che cos'è il mindfulness. Ok, allora, la mindfulness, intanto questo è un termine inglese, mm-hmm. che in questo momento in diversi ambiti è abbastanza conosciuto, perché ci sono delle ricerche nel campo delle neuroscienze che hanno messo in evidenza come i protocolli di mindfulness offrono dei risultati positivi nella gestione dello stress. Perché mindfulness e magari non training autogeno, per esempio? In realtà sono per gestire gli stati di stress, ognuno poi si avvicina alla pratica che più gli si addice. Che cosa avviene nella mindfulness che non avviene in altre discipline che servono comunque al rilassamento? Che la mindfulness è acquisire la capacità di portare attenzione in modo intenzionale e non giudicante a ciò che accade momento dopo momento. L'ho detto in maniera didascalica. Ce lo fa un esempio? Sì, quando io faccio pratica di meditazione, quando faccio una pratica di mindfulness, chiedo sempre alle persone che fanno pratica con me di rimanere vigili, di fare attenzione per esempio al contatto del piede sul pavimento. In questo momento io ti potrei dire: il tuo piede che poggia sul pavimento è stretto nella scarpa, riesci a percepirne la sensazione? E nel momento in cui io te lo dico, la tua attenzione si è spostata sul piede. Ha coinvolto, oltre quello che sto dicendo e che ti sto raccontando, anche sul piede. Okay. Se facciamo delle pratiche di rilassamento che sono, ripeto, ottimali in determinate condizioni di stress, in altre pratiche invece noi abbiamo una perdita, o non, magari perdita non è neanche il termine corretto, comunque sicuramente lasciamo andare la coscienza, lasciamo andare l'attenzione. La consapevolezza del mindfulness, tradotto in italiano.